Start, 2, 1, boost ignition and liftoff! Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Construction Simulator. Oggi non sono da solo, ho portato con me iBu90 che ha giocato con me tantissimo negli ultimi giorni a questo gioco e insieme vi daremo la nostra opinione Intanto vi presento Ibu90. Buonasera a tutti. Allora, prima di tutto vabbè, ringrazio Ivan, che mi ha, eh, regalato il, Ivan di Pietro che mi ha regalato il gioco e ringrazio anche gli sviluppatori per avermi eh, permesso di avere una seconda copia per poter far giocare Ibu con me. Ibu era sin dall'inizio attratto dal titolo e infatti lo ha giocato anche in solitaria molto più di me e quindi saprà darci una mano a identificare diciamo, questo gioco in peggi e difetti. Allora, come prima cosa voi completerete un tutorial che è abbastanza interessante perché vi farà usare svariati mezzi. Eh, una volta completato il tutorial dovrete eh, andare a sbloccare eh, delle... diciamo adesso aiutami... <ride> delle, la prima sede, right. diciamo, nell'impresa. Sì, dovete sbloccare la sede, la sede del vostro... Vedete qua nella sezione vi farà sbloccare eh, la seconda sede perché la prima ve la dà la storia e a quel punto sbloccherete anche l'online. L'online è molto interessante perché da quanto ho visto potete eh, far livellare i vostri amici, i dipendenti che avete e quindi via via che più giocano con voi più salgono dall'operaio in prova a. Delle mansioni più di responsabilità, e quindi eh, possono magari fare cose che a un novellino, uno che non ha mai giocato, potrebbero magari cioè non sarebbe l'ideale fargli fare subito, perché potrebbero mandarvi la ditta <ride> a perdere parecchi soldi. Eh, ci sono i potenziamenti, quindi potete andare a potenziare adesso le vostre abilità, quindi andare a migliorare le tempistiche, diciamo dimezzare i costi delle varie cose, riparazioni piuttosto che rifornimenti di carburante, ma la parte principale è quella dei lavori che si dividono in carriera, che sono divisi per queste quattro persone che porteranno avanti la storia fino al capitolo finale, oppure gli appalti. Gli appalti sono missioni generate a caso e ripetibili, che vanno dal semplicemente costruire una strada fino a un magazzino, una casa o comunque eh, delle, dei lavori un pochino più complessi. Il pagamento in genere cambia in base alla, uh, alla complessità del lavoro. In più gli, gli appalti sono missioni randomiche che non modificano la città. Esatto. Mentre i compiti della storia andranno ad aggiungere strade, aggiungere, modificare il panorama della nostra città praticamente. Infatti sì, qua in alto c'è un distributore e questa strada qui non esiste. Questa qua in alto che si vede sotto il, la concessionaria. Allora, iniziamo, mi dicevi, di accettare eh, il lavoro. Um, Aspetta, aspetta a parte la strada che mi paga 565 ci sono uh, delle impostazioni qua sulla sinistra, un'impostazione che vedete vi cambia prima di tutto i soldi ma soprattutto la durata e praticamente va ad aggiungere lavori infatti aumentando dobbiamo anche consegnare uh, e disimballare i materiali, cosa che invece non si fa sul lavoro di, uh, segnato come basso Cambia anche il guadagno tantissimo, dagli 800.000 ai 382.000 sul basso. Non so adesso cosa dici di fare. Eh, fallo, medio e dopo facciamo vedere che oh. si può comunque. Sì, ok, si può schippare. Quindi vediamo. I materiali sono questi, sono tanti. È una strada abbastanza complicata questa e il luogo è questo. Quindi iniziamo. Uh, dovremo prima fare lo smaltimento, quindi consegnare e posizionare i rifiuti dell'area contras contrassegnata al centro di riciclaggio. Quindi, noi adesso lo accettiamo. Adesso non lo completeremo tutto il lavoro, però è giusto per farvi vedere la meccanica e poi vi daremo anche le nostre opinioni eh, finali sul gioco. Allora, ok, in questo punto io ho accettato e Ibu può già iniziare a organizzare i lavori. Cioè, io ho il mio parco mezzi con i mezzi che ho comprato a soldi. Eh, ma recandoci, eh, cliccando sulla mappa, nei, nella, diciamo, nella concessionaria, poi ci sono anche altre ditte che vi vendono materiali di vario tipo, potete entrare e andare a, a, a acquistare o noleggiare i mezzi. Allora, tu sai già cosa noleggiare? allora in questo vabbè lo smaltimento usiamo solo il tuo camion ok quindi io tiro fuori un camion ma noleggia già un mezzo così ti faccio vedere perché allora aspe aspetta per me basterebbe andare eh, faccio vedere in concessionaria eh, entrare prendere e fare i noleggio e c'è uno sconto del 10%. Adesso pagherei 3.900 in genere sui 5.000. però 5.000 ogni giorno, ogni 24 ore. Quindi, se ve lo restituite dopo mezza giornata, ne spendete la metà. Eh, adesso lo farà Ibu. Quindi, a me arriverà semplicemente l'autorizzazione a fare eh, ad accettare o meno. Cosa cambia? Che lui vedete, qua mi aiuta 1.800 al giorno. Costa questo, lo accetto, e il mezzo è adesso nell'impresa. Eccolo qua. Ah, ma mi hai noleggiato lo stesso camion che abbiamo già? Sì, lo facciamo in due così. Lo facciamo in... Ah, ok. No, pensavo di saltare questo di passaggio. Ma, non, ah, ma, no, ma, ma no, no, no. no Ci sta, ci sta. Facciamo vedere la gru che è molto bella. Esatto, Prendo sì. il mio camion e tu prendi il tuo. E eh, quello che hai noleggiato. E andiamo là. Allora, benché eh, vorrei eh, dirvi i lati positivi e negativi alla fine, inizio già a farvene vedere uno che mi ha fatto un pochino storciare il naso però è abbastanza da puristi sta cosa io sono sul furgone sul camion scusate ma posso cliccando ovviamente devo vabbè per andare in un luogo in termini di, di case e di, di venditori di distributori devo averli scoperti ma per quanto riguarda il, il lavoro invece è cliccabile posso fare viaggio rapido questa è una cosa che eleva un pochino il senso del diciamo del, della simulazione Esatto. Perché un po' di sbattimento te lo toglie, ma perdi anche parte del gioco. Però paghi comunque per usare Però il viaggio male. veloce. Il, qua in basso a destra vedete la benzina e i danni. Quindi adesso la cosa che mi chiedo, eh, questi vanno presi con la GRU. Quindi ecco, una cosa molto bella, devo dire, che il gioco ha diverse cose fatte molto bene, tra cui... Eh, i mezzi, come si muovono i mezzi e soprattutto eh, la simulazione del terreno e dello scavo quello è assolutamente poi è controllabilissimo col pad ma devo dire che anche con la tastiera non è assolutamente male ormai io so praticamente come muovermi abbastanza tranquillamente come prolungare la gru, come interagire e quando arrivate su un oggetto vedete che ve lo da da prendere con spazio lo prendete poi è abbastanza permissivo come, come gioco quindi non, non è che se non lo piazzate al millimetro adesso questa è una parte un po' tediosa perché dovete metterlo nel punto esatto però meno male lo fate tranquillamente ora eh, potevamo usare anche una scavatrice in realtà credo però noi abbiamo scelto così ed è, ed è bella sta cosa poi maneggia i tegrù uh, schiaccia sassi io li chiamo così ma sono quelli che stendono diciamo l'asfalto il, il, um, ecco, devo dire che i mezzi ne conosco alcuni dal vivo cioè li ho già visti e sono veramente fatti uguali ecco da sottolineare ah. il muletto quello per caricare la merce è identico l'unica cosa ecco diciamo tu hai già chiuso tutto? La GRU, perché prima l'abbiamo vista buggata la tua? Il gioco uh, quando voi giocate online non state sul vostro PC ma state sui server del gioco. Quindi, se questi hanno problemi, la partita vi salta. Infatti, c'è qualche problemino con il, uh, la GRU di Ibu perché vedete un tronco che fluttua da solo. ma... Vabbè, non capitano spesso, ci può stare, insomma, non, non è un, uno di quelli che definirei eh, tra i lati brutti e negativi del gioco. Il non ti rompe il gioco. fastidio. No. Ma non è... Però c'è di bello, ecco, un gran senso di, diciamo, collaborazione, per quanto, inizio già a dirne un altro di difetto, non c'è un gran pericolo di fallimento, sia in termini di lavori che in termini aziendali. Tuttavia... Vi faccio vedere un'altra cosa, adesso noi ci mancano dei sassi, lo stai mettendo tu l'ultimo, ok, niente, allora vai, vai pure. Una volta che finiamo questa operazione, vabbè, premendo il tasto F possiamo andare a, eh, prima, a comprare istantaneamente della, della sabbia, della ghiaia o della terra. Facendolo da qui spendiamo molto di più che andare a ritirarla dove la vendono. Uh, oppure possiamo andare a aprire o chiudere le sponde del cassone piuttosto che andare a ripristinare il mezzo che torna praticamente chiuso. Quindi potete uh, rimettere la, la gru in un istante chiusa e metterla via. Così come potete anche scaricare il cassone, quindi se la riempite di terra ok, ora bisogna andare a consegnare dei materiali da costruzione viene un'altra cosa interessante dobbiamo prendere due palle di legname una di legna e una trave d'acciaio quindi io adesso mi recco ovviamente a bordo del mio camion mh, vado al fornitore di materiali faccio il viaggio rapido perché così mi lascerà il camion all'esterno del parcheggio lo metto già in modo tattico perché così posso caricare agevolmente le, le cose e lì un vostro amico può essere eh, la sua presenza può essere comoda perché vi dà una mano perché eh, non perdete, perdete diciamo la metà del tempo intanto Ribu ti sei ribaltato col camion? no sì perché? <ride> stavi negando che l'evidenza no perché ho detto o ti sei ribaltato complimenti eh, oppure hai buggato il gioco invece no ti sei proprio ribaltato <ride> Va bene, dai, cosa dobbiamo prendere? Il gioco ci dice già che cosa dovremmo prendere, ma ci dice quello che dobbiamo prendere per tutto il progetto della strada. Esatto, noi adesso, se mi ricordi, dobbiamo prendere adesso, travi d'acciaio, una palle di legname, una trave di legno, una trave d'acciaio. Ok, non trovo la trave d'acciaio. La trave d'acciaio l'ho presa. La trave di legno l'ho presa. Acquisto tutto, 11.000 costa tanto. Potete farlo consegnare direttamente in cantiere. Spendete 1700. Che quando avete un milione di crediti non, non è niente. Però vabbè, consegnate un vostro magazzino: che può essere eh, diciamo un magazzino di vostra proprietà, oppure qua noi li consegniamo qua per ottimizzare i guadagni e a questo punto potete o tirarli su con la gru e vedete che qua eh, il lavoro è a vostra discrezione perché potete sì fare come vi ho detto eh, aprire le sponde e caricarli con la gru oppure aprire le sponde e caricarli col muletto e in questo caso sono muletti a noleggio gratuito andate qui e li riscattate prendo il carrello elevatore mi si spona e salgo ed è fighissimo, potete usare anche la prima persona per cui tu ti trovi meglio, io meno, io meno perché ho avuto la visuale. Comunque stiamo caricando la merce una volta che l'avremo caricata la andremo a portare di là. È impossibile in un video solo mostrarvi tutte le feature perché vi ritroverete a mescolare cemento, a depositarlo, a spargerlo diciamo, vi ritroverete a... Usare le gru, spostare i travi, fissarle al tetto, insomma, quindi non, non è così, così semplice. Eh, va usata la gru comunque per il per le travi perché non hanno e neanche e le due travi non hanno eh, il pallet sotto. Quindi dobbiamo per forza usare la gru. Io non ti ho bastato a rispondere Sì, vedo, però io adesso potrei già caricare. Spostando il camion, okay. chiudi risponde. Fatti, fatti tuoi, insomma. Perché il camion mi sta dicendo di scaricarle, ma riesce a le Vedete? Ecco. no, no, caricale qui. Mettiamo tutte le travi sul tuo. Così siamo una grusola. Vedete, questa è la cooperazione. Eh, addirittura potete quando demolite l'asfalto, ad esempio, eh, c'è eh, quella che diciamo taglia l'asfalto che scava tutto l'asfalto. Potete, se avete un amico che vi segue, buttare tutto quello che eh, diciamo scavate in un camion. Appunto, un camion come questo, e poi riciclare quello per nuovo asfalto, in modo da. Eh, o venderlo addirittura in modo da. Ehm, diciamo guadagnare più soldi e, e non acquistare tutti i materiali come vi dicevo il problema secondo me è che non essendo difficile dal lato economico chi me lo fa fare <ride> di soprattutto in singolo di prendere andare a scaricare il camion alla cava per guadagnare quei 2 500 crediti quando fanno dei mezzi milioni alla volta esatto esatto questa è un'altra cosa assolutamente giusta eh, vi dicevo potete comprare i materiali o venderli li potete comprare scusate adesso ho aperto una modalità eh, qua all'impianto di produzione ce n'è più di uno andate lì vi posizionate il camion sotto il serve una mano si sì, dai no ah, non serve una mano allora me ne vado Scusi, scusi, perdoni. Come vedete mi ha tirato una trave pesantissima sulla testa e, e la linea verde della, eh, sotto dell'integrità del mezzo è scesa tantissimo perché infatti me l'ha demolita. Allora adesso io viaggio direttamente e costa la riparazione. Eh? Sì, sì. Faccio viaggio rapido e vedete questa è un'altra cosa che si perde un pochino di, di, di fascino del gioco. Uh, arrivo direttamente sul posto e qua devo scaricare le cose. Quindi userò per forza di cose la gru. Questa è una strada piuttosto complicata perché andrà messa se non mi ricordo male, anche la, la tubatura sotto, esatto. ci, ci sono strade, e poi si scava. Quindi, con lo scavatore si verrà qui, si scaverà questa parte qui. E man mano scaverete, la percentuale di scavo salirà fino al punto in cui eh, dovrete poi iniziare a fare altre cose che il gioco, che il gioco vi dirà. Ok, iniziamo a stare la GRU. Ma adesso arriva anche Ibu, vedete, ha usato il teletrasporto anche lui. Il viaggio è rapido, ecco, non il teletrasporto. Però diciamo che su... Ok. Potete anche ruotare il carico con Shift e le frecce, ma i, i comandi non sono complicati: nel senso che vi, vi entrano. Eh, la, la segnaletica la paga lei? No, non danno le multe. Ecco, prendete anche le multe andando in giro se passate con il rosso o per divieti, cioè per eccesso di velocità. Poi quando eh, la sagoma diventa verde potete posizionarla. Ecco, una cosa che manca poi potrebbe essere una semplificazione o al massimo potrebbero metterlo come eh, impostazione di difficoltà, tante cose vengono sistemate da, dal gioco. Eh, ad esempio qui vedete, non ho, non ho dovuto essere preciso, piuttosto che eh, quando posizionate le cose eh, diventano verdi e le posizionate. Il gioco vale il sistema da solo, ecco sarebbe stato bello poter magari mettere un po' più di precisione. La possibilità, magari anche di danneggiare un carico, e, e qui, eh, qui diventerebbe davvero interessante soprattutto dal punto di vista economico. qua quello che noi facciamo: l'importante è che lo facciamo. E i soldi sono un'entrata sicura. Infatti, se andate a vedere continuo prima del tasto sbagliato, andate a vedere eh, adesso lavori la strada che stiamo facendo, noi quando avremmo finito questo lavoro dello scavo in trincea e tutto, beh abbiamo già tirato su 20.000 dello smaltimento di rifiuti la prova di idiota lo scavo in trincea consegniamo i materiali, scaviamo e guadagniamo 230.000 cioè non c'è modo di sbagliare qua cioè, il rischio è zero io adesso prendo questo mezzo eh, lo metto via Adesso scusate, ma lo ripristino. Tiro via questo qua. Lo porto, lo parcheggio via. Adesso senza portarlo in sede, vado a noleggiarmi uno scavatore. Ne noleggiamo due. Paghiamo. Ibu adesso rende il, il noleggio del camion. E scaviamo, ma non c'è modo di fare un, un disastro. Ad esempio, che so, piazza. Ecco, adesso lui noleggia il camion, ha, 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 ok, hai eliminato il noleggio. Cioè, non c'è un vero e proprio rischio di, di rovinare qualcosa, sì, qua, eh, non, eh, non si può sbagliare. Ecco, da, Poi, prendilo, dai, metterci più tempo, ma non adesso. Vado io. Cosa prendo per scavare? Quelli grossi, cingolati, allora vediamo. Aspetta, che vado. continuo a sbagliare, perché qua. Uh, entra uh, cingolato sì. quindi quello... o escavatore idraulico o escavatore cingolato idraulico gommato però c'è anche no, uso quello no è troppo larga la pala la benna uso questo bisogna chiamare le cose con il loro nome se sennò... no noleggio operazione confermata anche tu sì ti autorizzo nota di, di ecco una cosa anche qua ok io faccio tanti lavori guadagno tanto ma secondo me il costo del noleggio è un po' basso sì. 5.000 al giorno per questo scavatore quando mi costa 250.000 sì fargli pagare, fargli eh, e ripararlo. esatto ed è, sarebbe stata una bella cosa uh, fargli pagare di più perché comunque penso ci sia anche una buona soddisfazione ad avere i propri mezzi invitate degli amici a giocare che magari hanno appena preso il gioco, avete la ditta ben avviata, gli insegnate a giocare. E questa si guida un, po più, un pochino più con difficoltà perché si può uh, usare la uh, guida arcade o la guida uh, simulativa dove uh, usate un cingolo per ogni tasto, quindi potete ruotare su voi stessi, uh, andare avanti e indietro, insomma in base a, a... come le leve, in pratica penso abbiano le leve questi cosi per... Ecco. Adesso vi faccio vedere un'ultima cosa che è la... Um, Diciamo eh, la bellezza del terreno dinamico. Altra cosa, se voi adesso volete ottimizzare i costi avete un terzo amico, o fate scavare anche lui, o gli fate fare la spola che è abbastanza tediosa come cosa. però potete mettere l'amico con il camion. Adesso, appena ah, scavi, faccio vedere. Sì, vieni col camion. Questo lo rendo. Che tanto Sì, tanto adesso lo saltiamo. Sì. Io scavo. Il terreno è reso molto bene infatti se io scarico qui mi farà il mocchietto vedete che bello cioè veramente molto bello come è fatto poi c'è il ciclo giorno-notte quindi lavorate anche di notte momento... tra poco sta poi scendendo e... con la... e... si accendono e... da sole e... o sì? no no le accendi con la, con la F Ah, ok. Vedete, io adesso sto scarando. Molto bene tutta la situazione delle luci, anche. Il, il, questo mezzo qui è eccezionale, bellissimo. Ecco, vedete, se voi siete un po' spilorci, venite con il. Non finire nella buca, però. Di qua, giusto? No, vieni qua da me. Che lo faccio vedere così: minimo sforzo, massima resa, ecco. Ecco, vedete c'è okay, l'aiuto col cerchiolino che ci fa vedere dove stiamo. Ok, però guardate. Fuori. Vedete? Metà è finita fuori. Me l'aveva anche detto. Però ecco, lui adesso potrebbe, dal, dal menu interno del, del camion, potrebbe decidere di vendere tutto. Lo venderebbe praticamente a metà prezzo. Oppure andare personalmente, ma io mi domando, sì. ma chi te lo fa fare da qui partire e andare fino a Esatto, perché il guadagno non è Allora, lo vedo, magari il doppio, ma adesso Qua... abbiamo fatto mille. Mille. Abbiamo... era mezzo pieno? Sì. Ok, probabilmente vendendo, venderla tutta tiri su 5-6000, forse 7000? Se ti su. Però la terra, vedete, adesso io ho scavato solo il 2% di questo territorio. Perché lo scavo deve essere superficiale. Una volta che avete completato il 100%, quindi avete scavato superficialmente tutta questa linea di terra, adesso mi sto ribaltando. Eh, il gioco completerà da solo lo scavo. E adesso, questa è una, veniamo a un'altra cosa. Vi faccio vedere cosa succede quando noi decidiamo di rinunciare a un'operazione. Uh, un Infatti, possiamo decidere di uh, saltare questa sezione di scavo. Saltiamo la sezione. Non ci pagano perché ci hanno pagato una minima parte in proporzione al lavoro Paolo fatto percentuale in proporzione al lavoro fatto e il lavoro è stato finito. Quindi adesso quella. Eh, ecco, una volta che voi avete scavato tutto e avete scavato, possiamo dire mezzo metro non di più, il gioco vi farà spawnare questo. Non la piazzate voi, anche questo può essere magari un peccato per i puristi del genere, poi potrebbe essere tediosissimo andare a costruire tutto questo, però a qualcuno magari potrebbe piacere. Uh, ecco, una volta che uh, avete fatto questo, bisogna andare a prendere uh, dei, degli altri pezzi, degli altri componenti, metterli qui, spianarli sotto, una volta messi comparirà la loro sagoma azzurra qua nel canale, nella trincea, e, e li posizionerà al gioco. E piazzerete tutta questa, uh, questa fognatura. Una volta fatto anche questo, adesso andiamo avanti, tanto siamo solo in, diciamo, in prova, salto l'incarico e vedete che il, il gioco ci ha completato il lavoro. A questo punto dobbiamo posizionare un altro componente, che è il, il componente finale di questa, di questa opera. Saltiamo anche questo, Sarebbe, prima sarebbero stati 230.000, ne abbiamo presi solo 41.000. Impianto foniario eh, lo saltiamo. Ok, adesso rimane la posa dei cavi, i cavi che non so quali siano, però anche lì eh, non le scendi e clicchi. Ah, li metti tu a mano? Sì. Aspetta che li facciamo vedere. Io uno un'ottima cosa, Del tipo, attento Omar <ride> alla testa. <ride> Ecco, vedete, questa è una cosa semplificata, cioè posizionate così, ma cavoli, ma è, be è così bello in Gold Rush quando tirate i tubi per cablare le cose, fatemi ritirare, mi mettete un, non so, un. adesso penso che questi cavi abbiano le bobine o un mezzo che, che li sbobina, non so, però li collegate, vedete, questa è un'altra cosa negativa, secondo me, che hanno semplificato. Probabilmente io sto cercando il gioco più tedioso del mondo, eh? c'è da dire, e anche tu, però adesso dobbiamo consegnare i materiali da costruzione, quindi andare a comprarne altri, quindi io faccio, uh, vado avanti ancora, per velocizzare il lavoro. Può anche essere che accetti un lavoro che pensi semplice. E a un certo punto, vedi che sei al 10% di scavo e stai morendo dentro. Sì, non, non è che sia difficile, può essere tediosissimo. No, è lungo, magari mi è capitato di fare di costruire un magazzino. Allora, eh, no, il, 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 fai il fai discorso fai... adesso, perché andiamo verso la conclusione, il parere. Eh, o lo proibisci del tutto, o, no, o permette, o dai, dei grossi malus, a questo perché? Allora, io adesso ci tengo a specificare una cosa che non ho detto. IBU mi sta aiutando nella mia partita, ma il suo personaggio prenderà dei soldi in tutto questo pochi, ma ne prende, che potrà portare alla sua partita. Però io posso, adesso non mi ricordo dove, in impresa finanze e trasferimento denaro, io posso dargli i soldi. Quindi posso pagare, posso dargli prendere sul mio conto personale, dall'azienda, dei soldi e poi da questi darli a lui. Ecco, uh, non c'è una vera progressione dell'azienda se non la storia, però fare i soldi è facile, quindi secondo me sarebbe cruciale. Questo magari lo scriverò anche agli sviluppatori: eh, di renderlo eh, più, puni più punitivo, dare la possibilità. Succede per dire, in, um, è difficile, però anche in farming simulator, se voi non curate le colture. E non le curate, insomma, vi crescono male. Sono meno efficienti, guadagnate meno. C'è cioè il rischio che appassiscano, insomma, marciscano. Qui magari si può mettere che ben studiati, ovviamente. La possibilità di danneggiare dei pezzi o anche semplicemente eh, eh. una multa. Se, se salti il passaggio invece di non pagare. Ok. Intanto, tanto la partita, la partita si è disconnessa. Tra l'altro. E questo è uno dei problemi di, um, di questo gioco, del server di, di questo gioco. Quindi io lo rifaccio. Mi senti ancora tu? Sì, ti sento ancora. Perfetto, problema proprio di gioco. E vi disconnette, quindi voi andate e riostate la partita. Ok. E niente, eh, finiamo al volo questa opera adesso. Adesso mi aveva appena salvato, quindi va bene così. Vado a fare lavori. Eh, salto l'incarico. Compattazione della ghiaia. Adesso resta l'ultimo pezzo. Vedete, con lo schiacciasassi si va a. Eh, sassi, insomma. Il mio mezzo, questo qua. Compattatore. Si compatta. Intanto, acceso le luci. No, no, col tuo. il tuo per asfalto. Ah, il mio per asfalto ne va preso uno apposta, ok? Salto l'incarico. E abbiamo completato la strada. No, adesso bisogna completare la compatta all'asfalto, quindi adesso va bene il mio. Eh, saltiamo anche quello. Perché ecco, un difetto dell'online è che nonostante dal vostro PC, ma appunto dai server loro. Se non l'ho già detto. Allora, rapporto, adesso c'è il tizio col a cui parlo parte il video e la strada è stata completata ovviamente non è una strada che rimarrà cioè è sempre stata così le storie principali come diceva il prima diventeranno invece le missioni della storia diventeranno invece eh, definitive non abbiamo guadagnato tantissimo abbiamo guadagnato una minima parte forse 30.000 tra tutto per simulare tutto il lavoro quindi il gioco, vabbè, ha qualche problemino online, ma vabbè, ehm, a parte quello. Secondo me è troppo semplice per certi aspetti. Non è prevista l'ipotesi di fallimento. E alcune cose sono davvero semplificate: la stesa dei cavi quando andate a interagire con alcune cose, non, um, non, è, non è il massimo, diciamo. Il gioco poi è divertente, però ecco, manca quella componente gestionale che vi fa mettere lì e magari fare anche un lavoro lungo e tedioso con la soddisfazione magari di vedere un risultato e la soddisfazione del vedere il risultato manca anche in virtù del fatto che eh, tante cose sono fatte in modo automatico dal gioco quindi non avete modo di magari non so, mettere il cemento, fare voi il muro cioè mancano tutte queste piccole cose qui è un lavoro visto probabilmente sui lavori di cioè mh, sulle attività di trasporto, posizionamento e basta, dovrebbe essere magari quello che chiedo io è un gioco un po' più specifico però magari dai anche solo la, il bello della cooperazione di tirare un cavo in due ad esempio ecco, poi non so se ibu hai altro da aggiungere sì è user friendly diciamo anche per chi non è appassionato come a me di mettermi lì a scavare tre ore perché mi piace usare lo scavatore cosa fatta molto bene tra l'altro questo fatto di essere Accessibile a tutti un po' limita il giocatore a coro, secondo me, perché non ho mai non ho sfruttato il viaggio rapido, non mi sono mai messo a fare un viaggio, cosa che magari farei senza lamentarmi. Ma, eh, no, e qua c'è anche un altro discorso da fare: cioè, io sono uno degli amanti del viaggio. A parte vabbè, il cielo qua che me lo annoto, che non è proprio bellissimo. Eh, sono un amante del viaggio, mi sono svolpato, tipo non c'entra nulla, però un gioco come Death Stranding me lo sono goduto perché a me piace tanto in ogni genere di gioco, attività, il viaggio. E qua non c'è qualcosa che te lo fa... Cioè lo potete, potete godere del viaggio in Snow Run, c'è cioè la soddisfazione di arrivare a destinazione. Qua potrebbe esserci il fatto di, come in EuroTrack Simulator, di non prendere molte, non fare incidenti. Gli incidenti potrebbero essere magari qualcosa di più serio che danni il carico lo fanno cadere, lo fanno rompere e lì subentra la vera perdita economica. Se trasportate un prodotto edile di altissimo valore e fate un incidente, questo sbatte contro il vostro cassone, rompe il vostro camion e magari si rompe lui stesso. Ci perdete magari totta mila crediti e questo vi invoglia a fare il viaggio tranquillamente, con calma, lentamente. A me la cosa peggiore che sia successo è che in un viaggio rapido sono partito col camion storto, sono arrivato storto e la sabbia è uscita ed è caduta. Per terra, fine. Quindi, questo potrebbe essere un'altra cosa che si potrebbe aggiungere a, al gioco. Ecco. E il gioco, però, comunque non costa poco: costa 35 euro, non è un prezzo da tripla e giocato con amici può essere senz'altro divertente. cioè non è un gioco da buttare. Anzi, se vi piacciono giochi di questo tipo, alla farming simulator, così è, è senz'altro un bel gioco perché ha tantissimi mezzi, ma veramente tanti. Adesso, se non salta il gioco, ve lo faccio vedere, ci sono, sono, possono essere divisi per produttore o per classi, ve lo scorro lentamente così magari potete mettere eh, in pausa il video, ci sono le terne, i veicoli civili, quindi le macchine, i furgoni per andare in giro a, a scoprire la mappa e vi ricordo che la partita, le campagne sono due, americana e europea, io sto giocando l'europea, giocando l'americana c'è una città stile americano, ecco questo, scavatori, pale gommate, bulldozer motorivellatrici, compattatore di terreno perforazione cioè di, di attività ce ne sono fresatrici a freddo, comprattatore asfalto le gru, le betoniere perché dovete produrre il cemento, poi versarlo nel non so se si chiama stampi o cosa abbiamo trasportato un carico pesantissimo con, questo, con questa gru qui e l'abbiamo caricata su un camion noleggiato apposta con la rimorchio apposta eh, quindi cioè, è finito adesso, pensate quanti ne ho sfogliati cioè di mezzi ce ne sono eh costano 196.000 potrebbe diventare eh, ripetitivo ma molto a lungo, ci sono tante cose da fare eh, sì, infatti anche i lavori la carriera si divide tra i progetti di prestigio quindi guardate qua i progetti eh, volete andare a fare le energie rinnovabili c'è il parco da costruire, poi quel parco resterà nella città e sarà un lavoro che ricorderete <ride> di aver fatto voi ogni volta che ci passate davanti l'eredità culturale e poi alla fine c'è, scusate c'è mezzi di trasporto con le aree di servizio, la tangenziale da costruire e poi l'ultimo, eh, scusate, il, la carriera con il finale con il festival del castello, quindi costruire un castello. Eh, possiamo vedere anche gli ultimi, tutti i lavori che ho fatto e il relativo tempo. Eh, adesso no, qua mi sta tenendo conto di... Ehm... No, non me li conta tutti qua. No, perché abbiamo avuto problemi col server di gioco. Però insomma, ecco, questa è l'impresa. I livelli di potenziamento sono questi: quindi potete andare a sbloccare questi obiettivi e sbloccando questo obiettivo potete ottenere un prestito di livello 2 fino a un milione. All'inizio potete chiedere solo 100-250.000, ma chiedendo il noleggio potete sbloccare subito l'online perché per comprare il, il terzo mezzo oltre ai due che già vi fornisce il gioco e. Um, e, e acquistare la seconda sede per sbloccarlo online. Dovete chiedere un prestito se volete farlo veloce. Oppure facendo rifornimento 25 volte presso un distributore di benzina sbloccherete pagando 50.000 la pompa di benzina personale. La riparazione è stessa cosa. cioè Ci sono anche l'aumento dei lavori, degli appalti che vi offriranno. Questa è l'evoluzione in S M o L per la vostra azienda. Eh, potete vedere come vi ho fatto vedere prima il vostro profilo, le abilità, andare ad aumentarle, salendo di livello, salite di livello più elaborate, vedere i vostri progressi e soprattutto vedere il manuale di gioco con tutte le istruzioni su come fare e le statistiche. Tutto quello che ho percorso a piedi sono di livello 7, Ibu di livello 9 mi pare. 9? E i 9 prima. Sì. sì e sei ancora un operaio in prova va bene questo era construction simulator eh, spero di aver che abbiamo diciamo esposto un po i vostri dubbi in caso scrivete sotto nei commenti se vi serve qualche ulteriore informazione se non hai altro da dire posto così penso che abbiamo fatto una discussione abbastanza ampia ecco con questo io vi ringrazio vi saluto e vi rimando al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e